Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo oggi qui in una nuova modalità che vi porto sul canale, ossia Assalto ai Camminatori. Allora ragazzi, i due imperi, ribelli e imperiale, si sfidano per cercare di conquistare delle basi, degli uplink da attivare. E praticamente la squadra che riesce a vincere avrà a sua disposizione Dark Vader, Luke Skywalker e anche questi camminatori, cioè questi grandissimi assaltatori, oppure le navicelle. Io ora sono capitato in questa partita con le guardie imperiali, quindi dobbiamo cercare di battere i ribelli. Vedete, lì ci sono gli obiettivi offline, bisogna conquistarli e renderli online a nostro favore. Quindi questa è la modalità di oggi. Ragazzi, è una modalità bellissima. Vi invito a seguire tutto il video e vi voglio dire, anche se non conoscete Star Wars, perché io ragazzi non conosco Star Wars, non ho mai visto un film di Star Wars, li vedrò comunque. È proprio bello come gioco, come FPS. Nel frattempo sono morto a distruggere i nemici. Eccone qua uno subito. Tuo bastardo, muori. Guarda là come si nasconde quel. Oh, bastardissimo. Ah, è una torretta anti-uomo, ragazzi. Hanno posizionato le torrette anti-uomo, quindi bisogna fare molta attenzione. Bravi, subito dentro, dai. Attenzione. Bomba, bomba. Muori. Guardate quanti, ragazzi, guardate quanti. Vedete, loro sono organizzatissimi. Sono molto, molto, molto organizzati. Secondo me, ragazzi, si conoscono. Perché anche nella partita che ho fatto prima, che non vi ho portato, non ho registrato per vedere la modalità, erano molto ben organizzate. A differenza nostra, che attacchiamo come una massa di procioni in calore, senza molto senso. Dobbiamo andare a spegnere, vedete la stazione uplink, guardate qui. Ecco qua, guarda, ecco qua. Ok, fuori torretta e fuori uomo. Eccoti qua, ecco qua. Sapevo che ti sarebbe prima o poi finita l'energia, muori bastardo. Ragazzi, mi hanno quasi fatto fuori. Muori, va fuori un altro. Andiamo, andiamo, avanziamo, avanziamo. Ma guardate quanti ce ne sono, ragazzi. Ce ne sono veramente tanti. Ragazzi, qua mi sono bloccato. Dobbiamo. No, sono stato ucciso. Aveva 8 soltanto quello che mi ha ucciso. Avete visto, se vi mettete in punti strategici della mappa, io vi suggerisco in questa mappa di mettervi fra gli alberi e cercare una copertura e stare lì fermi e aspettare il nemico e poi avanzare. Non ovviamente ragazzi, vi consiglio di avere una vostra squadra, magari essere ben organizzati, perché sennò non ha senso giocare così. Però non è, cioè vi divertite, però è ancora più bello se avete anche una squadra, insomma. Vediamo un po' dove sono questi brutti. Guardate come si nascondono, guardate questo. Eccolo qua, muori. Si può anche sperare. Eccolo qua. Nulla da fare. Ok ragazzi, io provo a salire qui. Ecco qua, guardate la torretta. Guardate la torretta anti-uomo tolta. Ecco qua. Abbiamo tolto una torretta anti-uomo a questi bastardi. Io cerco di dare il mio supporto. Eccolo, l'ho visto. Non so se l'avete visto anche voi. Muori. Dovete essere anche accorti in quello che fate. Eccolo lì, un altro bastardo. Muori, fuori un altro. Eccolo là un altro, ragazzi. Fuoco, 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 fuoco. Buttiamoli una bombetta, sti due. Togliti. Dove sono, bastardi? Ok, i miei compagni li hanno distrutti. Muori, muori. Ah, ecco qua la testa e poi da sopra. Dove cazzo sono? Muori, bastardo, muori. Guardate qua. Muori. Ok, proseguiamo. Qui ragazzi siamo nella... Ci siamo molto vicini, ma...
Infatti. Muori, va. Andiamo, andiamo, andiamo. No. Ci mancava Luke Skywalker. Ci mancava Luke Skywalker. Proteggiamoci qua, ragazzi. Qualcuno gli spiegasse che quando siamo lì dentro non possiamo sparare. Proviamo ad andare da qua, ragazzi. Vediamo se riesco a... Eccolo! No! Muori, vaffanculo. Torretta antiuomo. Va bene. Allora la posizioniamo, una bella torretta antiuomo, così. La mettiamo... qui. C'è pure un attacco orbitale in arrivo. Guardate questo. Muori. Muori. Dobbiamo uccidere Luke Skywalker, ragazzi, a tutti i costi. Sì, l'abbiamo disattivato finalmente. Sì, vabbè, ragazzi, sono gli immortali in questo gioco. Cioè, gli ho sparato in testa da 2 cm, non è morto. Gli immortali. Andiamo, ragazzi, andiamo. Muori, vaffanculo. Ancora appariranno almeno altri. Eccoli, infatti. Ragazzi, è scandaloso. Non riuscivano ad ucciderlo. Cioè, l'ho dovuto uccidere a distanza e loro in 3 o 4 non riuscivano ad ucciderlo. Ok, ragazzi, abbiamo perso. Sono arrivato un 1. 17-19. Non è male. Poteva andare meglio, però ragazzi, dipende molto 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 dalla squadra. E io ovviamente, non avendo un rango molto alto, il rango 9, ho sofferto, però ho fatto la mia parte. Ok ragazzi, comunque spero che questa modalità vi sia piaciuta. Vi ricordo, si chiama Assalto ai Camminatori, se volete farla anche voi. Ovviamente, se vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, le vostre esperienze. Condividete, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video, qui da Angelo Nero 83 è tutto, bella!